Polizia locale e questura alleate per arginare lo spaccio nei comuni della Brianza Lecchese lungo la superstrada 36. Il sindaco di Molteno, disagio e malessere per la popolazione. Sono una decina i pazienti ricoverati in ospedale a Lecco per aver contratto il Covid, tutti giovani rientrati dalle vacanze. La curva dei contagi sta risalendo, dice il primario delle malattie infettive. Scaduto il contratto, l'ospedale di Lecco non rinnova la convenzione, il parcheggio di via Nassiria non sarà più a disposizione dei dipendenti del Manzoni, protesta la UIL. Lo sport lecchese in campo per aiutare le scuole della città in questo complicato momento. Realizzate magliette e mascherine con l'aquila blu celeste, la vendita per sostenere gli educatori. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV, edizione di Lecco. Polizia locale e questura alleate per cercare di limitare il fenomeno dello spaccio nei comuni della Brianza Lecchese lungo l'asse della superstrada 36. Il sindaco di Molteno: il continuo via vai di clienti crea disagio e malessere fra la popolazione. Sentiamo. Un primo passo certo importante, anche perché cancellare del tutto il fenomeno dello spaccio di droga nei comuni del Lecchese è quasi impossibile. Dopo il grido d'allarme dei sindaci lo scorso agosto, primo incontro fra le polizie locali dell'Oggionese e la questura. Sono stati pianificati servizi di controllo coordinati, spiega Giuseppe Chiarella, sindaco di Molteno, ciascuno per le proprie competenze. Ci stiamo organizzando in modo da garantire un controllo più capillare e pregnante del territorio. Tengo a sottolineare che questo coordinamento non ha precedenti nella nostra provincia. Un primo risultato, dunque, dopo l'accorato appello dei sindaci della zona a cavallo del tracciato della superstrada 36, stanchi delle migliaia di clienti che ogni giorno si recano in parchetti di periferia o nei boschi per acquistare droga dagli spacciatori. Purtroppo, commenta Chiarella, abbiamo la consapevolezza che non si trova in un mese la soluzione a questo problema. Anche alle 10:30 di mattina ci sono centinaia di clienti che si rivolgono agli spacciatori. C'è chi arriva in auto, probabilmente anche imprenditori, acquistano la droga e se ne vanno. Se uno non lo sa, nemmeno si accorge di loro. Poi c'è un altro aspetto, in questo i comuni come Molteno, prosegue il sindaco, che hanno la stazione ferroviaria, sono più svantaggiati. Ci sono consumatori che invece sono sulla soglia di povertà e quindi, conclude il sindaco, chiedono soldi ai cittadini con insistenza, fanno piccoli furti, rubano biciclette. Capite anche voi che ha un impatto diverso sulla cittadinanza. Il consumo di droga comunque va condannato in ogni caso e faremo di tutto per limitare un fenomeno che sconfiggere, per tutta una serie di ragioni, è difficile se non quasi impossibile. Il TAR ha respinto il ricorso della proprietà. Restano dunque chiusi l'hotel Lungolago e l'annesso ristorante Tabula Rosa di Lecco. Raggiunti da un'interdittiva antimafia emessa dal prefetto Michele Formiglio a fine luglio. A febbraio il primo intervento della prefettura, il titolare aveva però cambiato la ragione sociale, tornando a lavorare già prima del lockdown per la pandemia. Poi la nuova interdittiva e ora il pronunciamento del TAR. Sono una decina i pazienti ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate per aver contratto il Covid, tutti giovani rientrati dalle vacanze. La curva dei contagi sta risalendo, ma al momento la situazione è sotto controllo, dice il primario di malattie infettive del Manzoni, che invita a non abbassare la guardia. Qual è l'andamento del Covid in questo momento negli ospedali lecchesi? I numeri. Allora, l'andamento del Covid è sovrapponibile a quello che sta succedendo in Regione Lombardia. Abbiamo un lieve incremento rispetto ai mesi successivi al lockdown. È un lieve incremento dovuto a casi di persone più giovani al rientro dalle ferie e quindi dalle zone già identificate a rischio. Siamo intorno alla decina di casi attualmente ricoverati, però sono tutti casi sintomatici, ecco, non sono completamente asintomatici, ma con una sintomatologia assolutamente contenuta, insomma, poco rilevante. Nessun ricovero in terapia intensiva? Non mi risulta ci siano ricoveri in terapia intensiva.
Quindi ragazzi giovani tornati dalle ferie, bisogna comunque lanciare un appello perché non venga abbassata la guardia, anche se i numeri fortunatamente restano contenuti. I numeri restano contenuti e la guardia non va abbassata, sono assolutamente d'accordo. Una sintomatologia più lieve, è cambiato in qualche modo il virus? Oppure è il fatto che siano ragazzi giovani ad averlo contratto che rende, diciamo così, le complicanze meno evidenti? Che sia cambiato il virus non lo sappiamo dire, non sembra. Arrivano in ospedale sicuramente prima e quindi la sintomatologia viene presa in tempo. E poi anche il fatto che sono giovani sicuramente depone per un'evoluzione più favorevole, questo è ovvio, però sicuramente perché arrivano in ospedale molto prima. Scaduto il contratto, l'ospedale di Lecco non rinnova la convenzione. Il parcheggio di Via Nassiria non sarà più a disposizione dei dipendenti del Manzoni. Era poco utilizzato, dice la direzione. Necessario trovare una soluzione alternativa, attacca la UIL dell'Ario. La convenzione con l'amministrazione era stata sottoscritta per colmare il gap di posti auto a disposizione dei dipendenti dell'ospedale di Lecco, un silos con 207 parcheggi riservati e gratuiti solo per i lavoratori del Manzoni. In via Nassiria, non proprio vicino al nosocomio, circa un chilometro di distanza, tanto che quando era stato sottoscritto l'accordo non erano mancate le lamentele. Ora la direzione strategica dell'azienda ha annunciato che quel posteggio non potrà più essere utilizzato a partire dal 16 settembre. A nostro avviso risulta necessario che la direzione informi in brevissimo tempo tutto il personale, vista la tempistica ridottissima, dove sarà possibile parcheggiare l'automobile se dovesse trovare il posteggio dell'ospedale Manzoni chiuso. Scrive in una nota il segretario sanità della UIL FPL dell'Ario Massimo Coppia. Inoltre evidenziamo la preoccupazione che da tale decisione si riverificheranno tutte quelle criticità già vissute dai lavoratori e dai cittadini che dovranno recarsi al plesso ospedaliero. Sperando che siano stati avvisati e coinvolti tutti gli attori istituzionali per un piano B, allo scopo di evitare problemi sia per la ricerca di un parcheggio in zona già provata dal traffico, sia per evitare ritardi per il personale. Giusto ricordare che per gli operatori del Manzoni sono disponibili i piani -2 e -4 dell'ospedale con l'accesso all'area gestito attraverso un contatore che consente l'ingresso di un massimo di 650 veicoli più altri 150 riservati al turno pomeridiano. Quando tutti i 650 posti sono occupati non è più possibile accedere al parcheggio e i dipendenti potevano usufruire del posteggio gratuito di via Nassiria. Opportunità solo in parte sfruttata. Il contratto è scaduto e abbiamo deciso semplicemente di non rinnovarlo, visto che il posteggio era poco utilizzato, inutile spendere soldi per un servizio non apprezzato, spiega la direzione della SST di Lecco. Inaugurate stamattina in via Nullo le prime colonnine per veicoli elettrici realizzate da AEVV Impianti in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il progetto complessivo prevede l'installazione di 14 impianti per la ricarica delle auto a batteria e delle e-bike alimentati con energia rinnovabile. In totale in città saranno 10 le colonnine con 2 punti di ricarica ciascuna. 5 fast power saranno installati in via Parini, via Foscolo, Corso Martiri, via Buozzi e via dell'Isola e 5 colonnine normal power posizionate in via La Chiesa, via Isola Villatico, via Costituzione, lungo lago Cesare Battisti e viale Dante. 4 invece le stazioni di ricarica per i bike in via Parini, via Sassi, via Donatori di Sangue, lungo l'Ario Piave. Il primo mese, secondo la convenzione con il Comune, è gratuito. Altre 15 colonnine saranno installate nei comuni della provincia. Il no deal spaventa gli imprenditori agricoli lecchesi. La Brexit senza accordo rischia di creare una zona franca per chi falsifica i prodotti DOP e IGP del territorio. La Brexit rischia di favorire la contraffazione di prodotti alimentari DOP e IGP tipici del nostro territorio, come i formaggi e i vini. A lanciare l'allarme Coldiretti Como Lecco, con l'avvicinarsi dell'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea, sono tante le incognite sul futuro dei prodotti simbolo del Made in Italy e del Made in Lario. Il Regno Unito mette in guardia Coldiretti, rischia di diventare il porto franco dei falsi prodotti nostrani in Europa per la mancata tutela giuridica dei marchi protetti che rappresentano circa il 30% sul totale dell'export agroalimentare tricolore oltre Manica. Grande la preoccupazione dopo l'ultimatum lanciato dal leader britannico Boris Johnson, che ha chiesto un accordo entro il 15 ottobre.
In caso di no deal, dicono gli imprenditori agricoli lecchesi e comaschi, il Made in Italy resterebbe senza protezione europea, subirebbe la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione realizzati oltreoceano e nei paesi extracomunitari, come dimostrano le vertenze del passato nei confronti della Gran Bretagna, con i casi della vendita di falso prosecco alla spina o in lattina, fino ai kit per produrre in casa finti vini italiani o addirittura il grana padano, penalizzando anche i produttori di latte delle nostre due province. Il rischio, sottolinea il presidente di Coldiretti Comolec Fortunato Trezzi, è che si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane, a pesare sui rapporti commerciali e anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle esportazioni che scatterebbero con il nuovo status di paese terzo rispetto all'Unione. In un momento di recessione economica globale, il vecchio continente non può permettersi una guerra commerciale, ma va percorsa fino in fondo la via del dialogo nell'interesse di cittadini e imprese, afferma il presidente Trezzi nel ricordare che la Gran Bretagna dipende dall'estero per circa un terzo del proprio fabbisogno alimentare. Titoli di servizio non tenuti in considerazione, programmi lunghissimi per concorsi banditi a fine giugno e impossibilità di compilare online le domande per le supplenze, ragioni per cui docenti precari, tra cui numerosi lecchesi, sono scesi in piazza per un sit-in di protesta di fronte alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano. Nel mirino la mancata stabilizzazione per chi ha almeno 36 mesi di servizio, visto che mancano 60.000 insegnanti in tutta Italia e la Lombardia è la regione con più cattedre vacanti. Il ministro si è accanita contro di noi per una spietata scelta politica a danno di tutto il sistema scolastico. Siamo stati trattati come dei semplici tappabuchi. Chiediamo una stabilizzazione in base alla direttiva europea e l'attivazione di un percorso abilitante speciale, oltre a una revisione accurata della tabella a titoli, spiegano gli insegnanti precari. Lo sport lecchese in campo per sostenere le scuole della città in questo complicato momento. Realizzate magliette e mascherine con l'aquila blu celeste e l'hashtag Io sono Lecco. La loro vendita servirà a finanziare la presenza nei 3 istituti comprensivi di educatori nel tempo mensa. Lo sport unito per le scuole della città. Su iniziativa delle principali società sono state realizzate magliette e mascherine con l'hashtag Io sono Lecco. A sostegno della campagna della Fondazione Comunitaria del Lecchese, aiutiamoci 2.0. Il logo utilizzato riprende l'aquila blu celeste, simbolo caro a tutti i tifosi della città, e sul retro lo stemma del comune e il logo della raccolta fondi. Le magliette verranno indossate dalle squadre cittadine nei prepartita e ai tifosi verrà proposto di sostenere Aiutiamoci con l'acquisto di questi gadget. Il ricavato, unito a risorse messe a disposizione dal comune, verrà interamente destinato a sostenere economicamente la presenza di educatori e giovani universitari nel tempo mensa dei 3 istituti comprensivi della città. In questo modo gli insegnanti verranno parzialmente liberati dai compiti di custodia e si potrà così garantire una copertura più ampia e in sicurezza del tempo scolastico. La vendita e il ricavato di questa operazione andrà a sostenere la ripartenza delle scuole, in modo particolare andrà a sostenere una delle voci più critiche rispetto a questa ripartenza, che è la copertura dello spazio mensa. Cosa significa copertura dello spazio mensa? Significa la possibilità di inserire in queste 2 ore dello spazio mensa dei 3 istituti comprensivi della città di Lecco giovani educatori o giovani universitari che possano garantire un presidio qualificato di questo tempo, liberando quindi gli insegnanti da questo compito e permettendo loro in questo modo di estendere l'orario scolastico, portandolo agli orari che abitualmente conoscevamo prima dell'emergenza virus. Quindi la raccolta fondi permetterà di raccogliere risorse per coprire questo intervento, risorse che saranno integrate con un importante coinvolgimento anche economico da parte del Comune di Lecco. Durante il periodo del Covid ci siamo uniti per lo sport per la vita e abbiamo distribuito le mascherine sul territorio di Lecco, aiutando la cittadinanza. È nata un'idea di continuare a collaborare in questo periodo particolare, che non sappiamo effettivamente ancora come andranno i campionati, quando partiranno, è ancora tutto un punto di domanda. Da lì è nata l'idea di unire tutte le associazioni del territorio sotto un hashtag unico per far comunicazione e per unire un attimino lo sport lecchese. Abbiamo trovato nella Fondazione Lecchese un buon partner di collaborazione durante l'estate per i centri estivi, da lì è nata l'idea di appoggiarla nel progetto dell'aiuto per le scuole lecchesi.
Aiutiamoci ha finora raccolto, durante le emergenze e nella fase del riavvio dei servizi sociali, culturali, educativi dopo l'emergenza coronavirus, quasi 5 milioni e mezzo di euro. A Villa Bertarelli di Galbiate apre una mostra per non dimenticare la tragedia e l'inutilità della guerra. L'iniziativa, promossa dalla sezione locale dei mutilati e invalidi di guerra, sarà l'occasione anche per presentare un libro e filmati sulla storia dei lecchesi vittime della guerra. Apre il 12 settembre a Villa Bertarelli di Galbiate una mostra per il centenario della sezione locale dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra. Un'iniziativa nella quale verranno presentati anche un libro e dei video dedicati ai lecchesi che hanno subito sulla propria pelle la tragedia della guerra. Iniziative che abbiamo messo in campo l'anno scorso con la celebrazione centenario, poi abbiamo aperto una mostra di reperti bellici e documenti sulla Prima Guerra Mondiale esposta alla nostra sezione, causa il Covid, è stata chiusa in anticipo. Questa mostra, grazie al Parco del Monte Barro, viene riproposta domani, ci sarà l'apertura nella sede di Villa Bertarelli a Galbiate, nell'evento di Ville Aperte in Brianza, quindi un evento importante. All'interno della mostra si potranno vedere questi reperti, è stata ampliata per questa occasione anche con l'amico del collegio, dove hanno portato una serie di documenti sulla Prima Guerra Mondiale, mentre il nostro curatore Massimo Sala ha raccolto da oltre 20 anni tutti i reperti bellici in quota alta sullo Stelvio, 2800 metri ha recuperato. E per l'occasione abbiamo promosso un volume scritto da Angelo Faccinetto, E son tornati, che racconta tutta la storia della nostra sezione, che è nata nel 1919. E sempre nell'evento del centenario, nelle celebrazioni, si è fatto anche un video, quattro storie per non dimenticare, che sono la testimonianza dirette di quattro mutilati, che tre di cui sono morti, su quei quattro che hanno rilasciato l'intervista, che raccontano tutte le loro vicende durante il periodo bellico. E questo video sarà proiettato anche questo in Villa Bertarelli. Lo spirito di questa mostra è per ribadire l'assurdità e l'inutilità delle guerre. Per ora è tutto, come sempre vi ricordo che potete leggere tutte le nostre news in tempo reale sul sito www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata!